Allora, siamo alla fiera Fa la cosa giusta con Gabriella Iacono, presidente di Milano Ristorazione, che oggi finalmente hanno, diciamo, parlato in anteprima di una iniziativa molto importante legata alla, diciamo, lotta allo spreco di cibo partendo un po' dall'ambito scolastico. Sì, oggi abbiamo presentato questo progetto che noi abbiamo chiamato Io non spreco, di cui il sacchetto è un elemento di comunicazione oltre che di contenimento dei cibi che i bambini da scuola potranno portare a casa se non consumati a scuola. Si tratta ovviamente di prodotti non deperibili, quindi quello che non consumano in rapporto alla frutta, al pane, al budino e a altri dessert, che potranno quindi portarli a casa contribuendo così alla sottrazione di cibo che a fine pasto, se non consumato, va in spazzatura. Questo è uno dei progetti che noi abbiamo avviato, già da tempo frutta e pane viene raccolta da City Cibo in circa 100 scuole. A questo progetto appunto di recupero del cibo nei refettori si aggiunge anche questo buon contributo che pensiamo di dare anche alle famiglie ma a tutta la cittadinanza, perché immaginiamo che i bambini portando a casa con questo sacchetto il cibo che non consumano a scuola riescono a fare una buona diffusione anche di buone pratiche, che il non sprecare è un mezzo sicuramente di coinvolgimento anche della città. Ecco, e quando è che verranno distribuiti questi, cioè quando si inizierà con la distribuzione di questi sacchetti nelle scuole, a breve? Ma praticamente oggi l'assessorato mandava le lettere di richiesta alle scuole, solo le classi che aderiranno per intero al progetto potranno ricevere questi sacchetti, e quindi immagino che in tempo una settimana incominceremo ad avere le prime richieste e andremo ovviamente fino a esaurimento. Abbiamo previsto di lanciare questo progetto per ora solo nelle scuole primarie, dove è più facile il coinvolgimento dei bambini, e vedremo come va, e per poterle estendere poi anche alle secondarie e alla l'infanzia. Ecco.